La San Benedettese conferma il dominio indiscusso in campionato, liquidando con 3 reti in poco più di mezz'ora anche la pratica Porto Recanati. Gli arancioni di Possanzini erano giunti a Riviera delle Palme con l'intenzione di affrontare a viso aperto la gara come nella propria indole e avrebbero potuto creare più di un problema ai ragazzi di Mosconi, che però sono riusciti a mettere la gara subito in discesa. Il tecnico di casa, forte del vantaggio di 17 punti sul Castelfidardo II, si permette un ampio turnover rinunciando a Piccioni, Padovani, Fedeli, Zebi e Vidi, ridisegnando il consueto 4-3-3 con Zuccheri in porta, Tartavini e Amaranti esterni di difesa con Borghetti e Seiemame centrali, Traini, Baldinini e l'esordente Diarra in mediano, tridente composto da Galli, Tozzi, Borzoi e Vent'anni. Possanzini dal canto suo opta per un 4-2-3-1 con Fatone tra i pali, Cento, Palazzetti, Giovagnoli e Gasparini Daniele sulla linea di difesa, Strano e Santoni in copertura e Caporaletti, Gasparini e Garzia ad innescare Leonardi punta centrale. Appena un giro di lancette e la Samba passa in vantaggio. Tartavini scende sulla destra, vede lo scatto di Galli, assist preciso per il destro del numero 7 della Samba che di prima intenzione fulmina Fatone sul primo palo. Il Porto Recanati non si scompone e prova a manovrare in avanti. La gara è piacevole, ma gli ospiti non pungono e così la Samba trova il raddoppio alla seconda occasione. È il 19esimo, Vent'anni mette in mezzo una punizione alla tre quarti. Fatone in uscita respinge di pugno sui piedi di Diarra che dai 20 metri lascia partire un bolide che va a stamparsi sulla faccia bassa della traversa prima di oltrepassare la linea bianca. Esordio con gol quindi per il centrocampista senegalese, che oggi ha mostrato di avere grandi potenzialità sia tecniche che fisiche. Colpiti dal secondo gol ed irretiti negli ultimi 16 metri dall'ormai sempre più solida coppia di centrali di difesa della Samb, Borghetti, Seiemame, oggi concentratissimi gli ospiti perdono in vivacità. La Samb ne approfitta per spostare in avanti il baricentro e mentre alla mezz'ora dagli spalti del Riviera parte la contestazione nei confronti della giunta Gaspari, un minuto dopo la Samb mette il sigillo sulla gara con Tozzi Borzoi che raccoglie la corta respinta della difesa arancione e indovina il diagonale rasoterra che supera per la terza volta Fatoni. A questo punto la Samba arretra a protezione del risultato. Il Porto Recanati, senza più nulla da perdere, prova a riaprire la partita al 33esimo su punizione ed aliene Gasparini a spedire il sinistro al vertice dell'area e rigore sull'esterno della rete. Trovando maggiori spazi, i ragazzi di Possanzini avanzano e tentano ancora di impensierire i padroni di casa al 39esimo con un'incursione di Cento sulla destra che prova a mettere in mezzo dopo aver seminato diversi rossoblù. Ma Borghetti anticipa tutti e spedisce in angolo. Prima del riposo la Samb sfiora anche il poker al 43esimo, ma Fatone nega il quarto gol ai padroni di casa uscendo con tempismo sui piedi di Tozzi Borzoi che si vede respingere dal portiere il tiro a colpo sicuro. Fino all'intervallo non succede altro e al ritorno in campo dagli spogliatoi dopo il riposo non ci sono sostituzioni. Possanzini prova a spostare ancora più in avanti l'esterno Cento alla ricerca di un gol che riapra l'incontro. E riescono a farsi pericolosi per 2 volte nel giro di un minuto al 52esimo quando prima Gasparini devia di testa un corner dalla destra sul primo palo ma Zuccheri è attento e respinge. Poi il portiere rossoblu blocca a terra una conclusione in area di Cento forte ma centrale. Al 55esimo Mosconi richiama Vent'anni per far spazio a Gorini mentre Possanzini sostituisce Palazzetti con Papa. Ci provano ancora al 63esimo gli ospiti con Strano che quasi dalla linea di fondo prova a sorprendere Zuccheri sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, ma il suo sinistro a giro scavalca la porta. Al 64esimo Tozzi Borzoi, toccato duro alla schiena, lascia il posto a Fabiani. La Samb controlla e sciupa anche diverse occasioni ghiotte in contropiede. Al 66esimo Galli, innescato da un magistrale passaggio di Seiemame, scappa sulla sinistra e mette in mezzo al fondo provvidenziale l'intervento in scivolata di Cento a fermare un pallone che poteva punire fin troppo pesantemente gli ospiti. Al 70esimo Diarra lascia il posto a Viti e nell'ultimo quarto d'ora il Porto Recanati prova anche a riversarsi completamente nella metà campo dei padroni di casa alla ricerca almeno del gol della bandiera, ma la difesa rossoblu tiene bene e concede solo 2 occasioni alla squadra di Possanzini. All'81esimo è Gasparini a concludere da fuori una insistita azione arancione in area rossoblu, ma il suo destro è largo. Poi all'83esimo Cento prova ancora a sorprendere Zuccheri con un destro violento da posizione defilata, ma trova ancora l'estremo difensore di casa pronto alla respinta in corner.
L'ultimo tentativo velleitario di Garcia, che dalla distanza calcia tra le braccia di Zuccheri, arriva un istante prima che il triplice fischio di Ridolfi sancisca la fine dell'ostilità, avvicinando ancora di più la Samb alla promozione in Serie D. Domenica prossima la sfida con il Castelfidardo potrebbe essere davvero decisiva per la conclusione anticipata di questo campionato.